possiamo camminare in una vita nuova. Così scrive l'Apostolo Paolo ai primi cristiani di questa chiesa di Roma. Ma che cosa è la vita nuova di cui parla Paolo? È la vita che nasce dal battesimo, il quale ci immerge nella morte e nella resurrezione di Gesù e ci fa per sempre figli di Dio, figli della resurrezione, destinati alla vita eterna, orientati alla cosa dell'assù. È la vita che ci porta avanti nella identità nostra più vera, quella di essere figli amati del Padre, così che ogni tristezza, ogni ostacolo, ogni fatica, tribolazione non possono prevalere su questa meravigliosa realtà che ci fonda, figli del Dio buono. Abbiamo sentito che San Paolo associa alla vita nuova un verbo, camminare. Dunque la vita nuova iniziata nel battesimo è un cammino e non c'è pensione su questo, nessuno in questo cammino va in pensione, deve andare sempre avanti. Dopo tanti passi nel cammino forse abbiamo perso di vista la vita santa che scorre dentro di noi, giorno dopo giorno, immersi in un ritmo ripetitivo, presi da mille cose, frastornati da tanti messaggi, cerchiamo ovunque soddisfazioni e novità, cerchiamo stimoli, sensazioni positive, ma dimentichiamo che c'è già una vita nuova che scorre dentro di noi e che come braccia sotto la cenere attente di dilampare e fare luce a tutto quanto. Quando noi siamo indaffarati in tante cose, pensiamo allo Spirito Santo che dentro di noi e ci porta. A me succede tante volte di non pensare, è brutto. E essere così nei tanti travagli ci fa andare oltre e dimenticare il vero cammino che noi stiamo facendo nella vita nuova. Dobbiamo cercare le braccia sotto le cenere e questa cenere che si è depositata sul cuore nasconde la bellezza alla vista, quella bellezza bella che nasconde la nostra anima, la nasconde. Allora Dio, che nella vita nuova è nostro Padre, ci appare come un padrone. Invece di affidarci a Lui, contrattiamo con Lui. Invece di amarlo, lo temiamo. E gli altri, anziché essere fratelli e sorelle, in quanto figli dello stesso Padre, ci sembrano ostacoli e avversari. E c'è una brutta abitudine, quella di trasformare i nostri compagni di cammino in avversari. E tante volte lo facciamo, eh? I difetti del prossimo, per esempio, ci paiono esagerati e i loro pregi nascosti. Quante volte siamo inflessibili con gli altri e indulgenti con noi stessi? Avvertiamo una forza inarrestibile a compiere il male che vorremmo evitare. Un problema di tutti, se persino San Paolo scrive, sempre alla comunità di Roma, io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Anche lui era un peccatore. E anche noi tante volte facciamo il male che non vogliamo. Insomma, anneviato il volto di Dio, offuscati quelli dei fratelli, sfocata la grandezza che ci portiamo dentro, restiamo in un cammino, ma abbiamo bisogno di una segnaletica nuova in questo cammino, dei segnali nuovi. Abbiamo bisogno di un cambio di passo, di una direzione che ci aiuti a rinnovare la via del battesimo, cioè rinnovare la nostra bellezza originaria sotto le cenere, no? Quindi rinnovare
il senso di andare avanti. E quante volte ci stanchiamo di camminare e perdiamo il senso di andare avanti. Restiamo tranquilli, o non tranquilli, ma fermi. Fratelli e sorelle, qual è la via per riprendere il cammino della vita nuova? Per la Quaresima è per questo, riprendere il cammino, no? E qual è la via? È la via del perdono di Dio. Mettete questo nella mente e nel cuore. Dio non si stanca mai di perdonare. L'avete sentito? Siete capaci di ripeterlo con me? Insieme a tutti. Dio non si stanca mai di perdonare. Per essere sicuro, un'altra volta. Dio non si stanca mai. Qual è il dramma? Che siamo noi a stancarci di chiedere perdono. E noi ci stanchiamo di chiedere perdono. Ma Lui non si stanca mai di perdonare. Non dimentichiamo questo. Il perdono divino fa proprio questo, ci rimette a nuovo, come appena battezzati, ci ripulisce dentro, facendosi tornare alla condizione della rinascita battesimale, trascorrere di nuovo le fresche acque della grazia nel cuore, inaridito dalla tristezza, impolverato dai peccati. Il Signore toglie la cenere dalle braccia dell'anima, deterge quelle macchie interiori che impediscono di confidare in Dio, di abbracciare i fratelli, di amare noi stessi. Lui perdona tutto. Oh Padre, io ho un peccato che sicuramente è imperdonabile. Senti, Dio perdona tutto. Perché Lui non si stanca mai di perdonare. Il perdono di Dio ci trasforma dentro, ci restituisce una vita e una vista nuova. Non a caso il Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù proclama: «Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio». Ci prepara gli occhi per vedere Dio. Si vede Dio solo se con il cuore viene, se il cuore viene purificato. Purificare il cuore per vedere Dio. Ma chi può fare questa purificazione? Il nostro impegno è necessario, ma non basta. Non basta, siamo deboli. Non possiamo. Solo Dio conosce e guarisce il cuore. Mettete questo bene nella mente. Solo Dio è capace di conoscere e guarire il cuore. Solo Lui può liberarlo dal male. Perché ciò avvenga, occorre portargli il nostro cuore aperto e contrito, imitare il lebbroso del Vangelo, che lo prega così: se vuoi, puoi purificarmi. È bello questo. Se tu vuoi, puoi cambiarmi per dentro, puoi purificarmi. È una bella preghiera questa, e noi possiamo ripeterla giunti, insieme con tutti, insieme. Signore, se Tu vuoi, puoi purificarmi. Un'altra volta. Signore, se Tu vuoi, puoi purificarmi. E adesso in silenzio, ognuno la dica al Signore guardando i propri peccati. Guardate i peccati. Guardate le cose brutte che avete dentro e che avete fatto. In silenzio dica al Signore: Signore, se Tu vuoi, puoi purificarmi. E Lui può. Qualcuno pensa: ma questo peccato è troppo brutto, il Signore non potrà. Il Signore perdona tutto. Il Signore non si stanca di perdonare. Ricordate quello, ripetetelo. Il Signore non si stanca di perdonare. Tutti insieme. Il Signore non si stanca di perdonare.
Signore vuole questo, perché ci desidera rinnovati, liberi, leggeri dentro, felici nel cammino, non parcheggiati sulle strade della vita. Lui sa quanto è facile per noi inciampare, cadere, rimanere a terra, e vuole rialzarsi. Ho visto un bel dipinto dove c'è il Signore che si inchina per rialzarsi a noi, e questo fa il Signore ogni volta che noi ci accostiamo alla confessione. Non rattristiamolo, non rimandiamo l'incontro con il suo perdono, perché solo se rimessi in piedi da Lui, se noi rimessi in piedi da Lui, possiamo riprendere il cammino e vedere la sconfitta del nostro peccato, cancellato per sempre. Perché il peccato è sempre una sconfitta, e Lui vince il peccato, Lui è la vittoria. Di più, nel medesimo istante in cui il peccatore è perdonato, afferrato da Dio e restaurato dalla grazia, il peccato, meraviglia delle meraviglie, diventa il luogo in cui Dio entra in contatto con l'uomo. Così Dio si fa conoscere perdonando. Io conosco Dio studiando la catechesi, ma non lo conosci soltanto con la mente. Soltanto quando il cuore è pentito e vai da Lui mostrando il tuo cuore sporco, lì conoscerai Dio che perdona. Vate in pace, i peccati ti sono perdonati. E questo Dio ci fa conoscere perdonando, il peccatore scrutando l'avviso del proprio peccato. E cosa fa il peccatore quando scruta l'avviso del proprio peccato? Scopre da parte sua l'infinito della misericordia. E questa è la ripartenza della vita nuova. Cominciata nel battesimo, riparte dal perdono. Non rinunciamo al perdono di Dio, al sacramento della riconciliazione. Non è una pratica di devozione, ma è il fondamento dell'esistenza cristiana. Non è questione di saper dire bene i peccati, ma di riconoscerci peccatori e debuttarci tra le braccia dell'amore di Gesù, crocifisso per essere liberati. E questo non è un gesto moralistico, No. Ma è la resurrezione del cuore. Il Signore risorto ci risuscita tutti noi. Andiamo dunque a ricevere il perdono di Dio, e noi che lo amministriamo sentiamoci dispensatori della gioia del Padre che ritrova il Figlio smarrito. Sentiamo che le nostre mani, poste sul capo dei fedeli, sono quelle forate di misericordia di Gesù, che trasforma le piaghe del peccato in canali di misericordia. E noi che facciamo da confessori sentiamo che il perdono e la pace che proclamiamo sono la carezza dello Spirito Santo sul cuore dei fedeli. Cari fratelli, perdoniamo. Cari fratelli sacerdoti, perdoniamo. Perdoniamo sempre, come Dio che non si stanca di perdonare. E ritroveremo noi stessi, e concediamo sempre il perdono a chi lo domanda, e aiutiamo chi prova timore a accostarsi con fiducia al sacramento della guarigione e della gioia. Rimettiamo il perdono di Dio al centro della Chiesa. E voi, cari fratelli sacerdoti, non domandare troppo, Che dicano e tu perdona tutto. Non andare lì, no. E ora prepariamoci ad accogliere la vita nuova. Confessiamo al Signore che c'è tanto di vecchio in noi, cose brutte. La lebbra del peccato ha macchiato la nostra bellezza. E ora diciamo: Gesù, se vuoi, puoi purificarmi. Tutti insieme. Gesù, se vuoi, puoi purificarmi. Dal pensare di non avere bisogno ogni giorno di te, Gesù,
se vuoi puoi fuori. Dal convivere pacificamente con le mie doppiezze, senza ricercare nel tuo perdono la vita e libertà, Gesù, se vuoi puoi. Quando ai buoni propositi non seguono i fatti, quando rimando la preghiera e l'incontro con te, Gesù, se vuoi, puoi purificarlo. Quando scendo a patti con il male, con la disonestà, con la falsità, quando giudico gli altri, li disprezzo e sparlo di loro, recriminando su tutti e tutto, Gesù, se vuoi. E quando mi accontento di non fare del male, ma non compio del bene, servendo nella Chiesa, nella società, Gesù, se vuoi, puoi purificarmi. Sì, Gesù, credo che puoi purificarmi. Credo che ho bisogno del tuo perdono. Gesù, rinnovami e tornerò a camminare in una vita nuova. Gesù, se vuoi, puoi purificarmi.